Benvenuto a un nuovo appuntamento con le top news. Vertice Italia-Francia, Berlusconi, sia al presidenzialismo alla francese, ma a turno unico. Chiesa, Papa disponibile a un incontro con le vittime degli abusi, terrorismo, minacce di Al-Qaeda agli azzurri in vista dei mondiali. Cooperazione e nucleare sono questi i punti chiave dei 20 accordi siglati da Italia e Francia nell'incontro bilaterale tenutosi all'Eliseo. Sul nucleare Sarkozy plaude alla scelta italiana definita storica, Berlusconi ha invece definito la decisione assolutamente doverosa. Dalla Francia arriveranno anche 3,2 milioni di euro per il restauro della chiesa di Santa Maria del Suffragio dell'Aquila colpita dal terremoto. Infine le riforme, il Premier sosterrà il presidenzialismo ma senza doppio turno e sui conti pubblici smentisce le voci di una nuova manovra. Benedetto XVI è disponibile a incontrare le vittime degli abusi sessuali da parte del clero, lo afferma il direttore della sala stampa della Santa Sede. Secondo padre Lombardi, la Chiesa deve cercare la verità e la pace per gli offesi, che spesso cercano un aiuto interiore. Minaccia all'Italia e agli altri paesi crociati da parte della cellula maghrebina di Al-Qaeda in vista dei mondiali del Sudafrica. I terroristi promettono di colpire i nemici dell'Islam negli stadi in mondovisione. Secondo il ministro degli esteri Franco Frattini, il mondo non tollererebbe una nuova Monaco. Saremo pronti a intervenire se i greci lo chiedono, è quanto afferma il presidente del Consiglio europeo. Van Rompuy ha poi aggiunto che il governo ellenico ha adottato misure di risanamento economico coraggiose, rompendo con il passato. In serie difficoltà finanziarie, pur essendo tra i meglio pagati di Hollywood, Nicolas Cage ha perso la sua casa a Los Angeles. La dimora, finita in mano alle banche, si trova a Bel Air, con tanto di piscina olimpionica, a una superficie di oltre 1000 metri quadri. I mondiali si giocano con 7 partite in un mese e non abbiamo bisogno per forza di una nazionale di 24enni, replica così il CT Lippi a chi parla di giocatori anziani. La qualità non si giudica solo in base all'età, ha aggiunto il mister azzurro, ma anche per entusiasmo, esperienza e carisma.